Ciao a tutti i rider appassionati di trail. Oggi vi presento la nuovissima Voltage e-Ride di Scott, la e-bike che vi farà superare i vostri limiti e conquistare i sentieri mai visti prima. Immaginate di pedalare senza fatica su salite rapide e tecniche, sospensioni da sogno, 160-155 mm di escursione per assorbire qualsiasi asperità del terreno, motore potente e silenzioso. Il TQ HPR50 da 50N vi darà la spinta che serve per affrontare qualsiasi salita. Leggera e maneggevole, con un peso di soli 17,9 kg modello SL, la batteria da 360 W integrata vi porterà lontano e con il range extender opzionale potrete arrivare fino a 520 W. Controllo totale. Regolate l'assistenza del motore tramite l'app dedicata e tenete tutto sotto controllo sul display integrato. La Voltage e-Ride è perfetta per principianti che vogliono avvicinarsi al mondo del trail in maniera sicura e divertente, ma anche per rider esperti che cercano una e-bike performante e leggera. Telaio in carbonio HMF resistente e leggero. Design curato con ampia accessibilità per la manutenzione. Geometria specifica da trail per un handling preciso e confortevole. Passaggio cavo interno per un look pulito e ordinato. Compatibilità con reggisella telescopico per affrontare le discese con sicurezza. Non aspettare oltre, sfida i tuoi limiti e vivi l'esperienza del trail in un modo completamente nuovo con la Voltage e-Ride di Scott. Visitate il sito ufficiale Scott per saperne di più. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate della Voltage e-Ride. Iscrivetevi al nostro canale per non perdervi la prossima novità dal mondo delle e-bike. Puoi sentire questa sensazione nelle tue ossa, qualcosa nell'atmosfera che ti raggiunge, un'energia elettrica che fa vibrare l'aria stessa. Dà origine a una sensazione che semplicemente non puoi ignorare. Sta arrivando una rivoluzione, un cambiamento sismico. E niente può fermare questo inevitabile cambiamento. Nulla sarà mai più come prima di questo momento. Questo è il punto di interruzione. È l'inizio di un nuovo giorno per le e-bike.